Nessuna sorpresa nei tre comuni più popolosi della provincia di Salerno. Si andrà al ballottaggio ad Eboli, Cava dei Tirreni ed Angri. Nella piana del Sele c'erano 6 candidati sindaci e centinaia di consiglieri in corsa. Alla fine il voto è servito soltanto ad allungare la tornata elettorale per la scelta del primo cittadino, di altre 2 settimane. Fuori dai giochi il candidato di Forza Italia, terzo della contesa ad Eboli, il ballottaggio sarà tra Massimo Cariello, sostenuto da 5 liste, tra queste Nuovo PSI, Fratelli d'Italia ed Alleanza Nazionale, oltre a 2 civiche, ed Antonio Cuomo, esponente del Partito Democratico, che insieme ad altre 4 liste hanno sostenuto la sua candidatura. Dalle alleanze che ne scaturiranno in queste settimane si deciderà il futuro sindaco del comune di Eboli. Da Eboli ad Angri esito identico, cioè ancora incerto. Nel comune dell'Agro, ballottaggio tra il sindaco uscente Pasquale Mauri, che non conquista la vittoria al primo turno, e Cosimo Ferraioli, il candidato civico che proverà a recuperare il gap con il primo cittadino uscente. Risultato identico a Cava dei Tirreni, anche nel centro metelliano si andrà al ballottaggio. C'erano 10 candidati sindaco ed oltre 500 consiglieri in corsa per le amministrative. Al ballottaggio è corsa a 2 tra Vincenzo Servalli, esponente del PD, sostenuto anche da 3 civiche, e Marco Galdi, il sindaco uscente, sostenuto da Forza Italia e 2 civiche. Una città media con tanti candidati è stata qualcosa sicuramente di particolare, di anomalo. E credo che la città abbia poi, come dire, punito queste candidature forse un po' troppo frettolose. Insomma, è evidente che adesso si riapre una nuova campagna elettorale, forse la vera campagna elettorale, perché ci sarà la possibilità per i cittadini di valutare 2 persone, 2 programmi, 2 stili di amministrazione, mentre precedentemente con 10 candidati indubbiamente c'è stata solo tanta confusione. Quindi credo che i cittadini oggi devono liberarsi dalle precedenti appartenenze, dalle precedenti riflessioni, e devono riaprire gli occhi e le orecchie e cercare di distinguere insomma, fra i progetti politici che sono sottoposti alla loro valutazione. Per il momento ci godiamo questo ballottaggio, non era scontato, è stata una competizione molto difficile, gli avversari molto agguerriti, molto bravi, molto determinati. E quindi diciamo in questo momento c'è soddisfazione. La politica deve fare dei passi avanti, si deve riappropriare di una sua dignità, di un suo ruolo, di una sua funzione. Questo significa, la politica è forse la cosa più bella che un uomo può fare, perché è servizio alla comunità. Quando diventa mestiere, quando diventa diciamo altro dal servizio alla città, i cittadini si disaffezionano e si allontanano. Uno dei nostri primi obiettivi sarà, qualora dovesse andare bene, ma anche se al ballottaggio non dovesse andare bene, di far riavvicinare, rinnamorare i cittadini alla politica, e lo faremo con i tanti giovani che abbiamo candidato nelle nostre liste e che sono la cosa più bella che fino a questo momento ho potuto fare.